Partiamo allora con questo secondo giro dalla dottoressa Casieri, appunto, che è la direttrice dei corsi acconciatori dei viennesi Taranto. E allora, dottoressa, cosa vuol dire creare professionalità per voi? Il marketing ci ha insegnato di tutto negli ultimi decenni, per cui ci ha insegnato le regole, le tecniche, il superamento delle obiezioni, dimenticando sempre e continuamente l'allievo in quanto persona nel suo umano in primis e successivamente anche il cliente, la persona che è dietro la cliente. Lei ha utilizzato un termine che a me piace moltissimo, responsabilità. La responsabilità è l'elemento cardine che ci muove nella nostra formazione, responsabilità che noi sentiamo profonda verso gli allievi che vengono a formarsi da noi e che cerchiamo di trasmettere loro, perché anche loro un domani siano responsabili del percorso che fanno, di come lo affrontano e che siano responsabili del successo della loro vita. Siamo qui alla quarta edizione del concerto Primo Maggio Taranto edizione 2016. C'è comunque una grande affluenza anche quest'anno. L'1 maggio Taranto è un moto rivoluzionario che poi riguarda tutto il paese. Taranto è specchio di tutto il nostro bellissimo paese, in cui però ci sono realtà difficili per le quali bisogna lottare. Questa manifestazione non conosce colore questa sera, conosce soltanto la difesa dei principi, dei diritti inviolabili, la vita, il lavoro, il diritto alla salute. Quali sono comunque gli altri progetti che Salam porterà avanti? Allora, intanto il centro interculturale nasce proprio con questa finalità, cioè un luogo dove per esempio i ragazzi migranti insegnano le loro lingue, l'inglese, il francese e l'arabo, in maniera gratuita agli italiani, e gli italiani insegnano l'italiano ai migranti.